Ed eccoci qui con Giuseppe Catozzella. Un saluto a tutti dalla libreria Nuova Europa ai Granai. Come potete vedere, con il massimo della sicurezza, ma con il massimo della presenza fra gli scaffali. Distanziatissimi, tanti metri fra noi, ma per poter presentare il libro di Giuseppe Catozzella, italiana, pubblicato da Mondadori, stando in libreria, che, come dire, non potevamo fare diversamente, giustamente, con tutte le precauzioni, nessuno ci può avvicinare e ci dispiace, salvo dopo, per chi volesse, sempre con distanza, farsi firmare, le copie oppure prenotarle telefonicamente. Allora, questo libro, Italiana, di Giuseppe Catozzella, è uscito soltanto da pochissimi giorni, proprio fresco fresco, dopo molti anni di lavoro e di scrittura e dopo 3 anni dal precedente Et tu splendi, che era stato pubblicato per Feltrinelli, la casa editrice per la quale Giuseppe Catozzella lavora, dopo essere stato a lungo consulente editoriale della Mondadori, quindi una sorta di intreccio. Potremmo ricordare tante cose, ne voglio ricordare una che è, come dire, per definizione nel cuore, il primo vincitore del premio Strega Giovani nel 2014 con Non dirmi che hai paura, con Feltrinelli, autore di reportage, e dal suo curriculum, diciamo così, pesco solo un'altra cosa, è ambasciatore dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati. Allora, in principio di questo libro, proprio prima che il libro nascesse, ma tanti tanti anni prima, c'era la nonna materna che da bambino raccontò a Giuseppe Catozzella le gesta di una sua ava che insieme al marito combatteva dai boschi come brigantessa. Queste sono parole fra virgolette. Poi Giuseppe scopre che una memoria simile c'è anche in altre famiglie calabresi, molte famiglie del sud. Questo romanzo racconta la brigantessa, la prima donna a capo di una banda, Maria Oliverio, soprannominata Cicilla, nata il 30 agosto 1841. 1841, la data è molto importante, siamo un po' prima del risorgimento propriamente detto, ma come dire, con tante avvisaglie. Nasce in una famiglia poverissima a Casole, sulla Sila, in Calabria, è una donna che è veramente vissuta. Attenzione, questo è un punto fondamentale. Prima remissiva e poi ribelle, piena di speranze con il risorgimento e piena di delusioni dopo. Le prime fonti sulle quali il libro è tratto sono gli articoli che su di lei ha scritto Alessandro Dumas, sul quotidiano napoletano L'Indipendente. Ricordiamo che L'Indipendente nasce, fondato da Dumas nel 1860, e il nome viene suggerito da Giuseppe Garibaldi, il titolo della testata. Dumas è anche l'autore di Robin Hood, Il principe dei ladri, ispirato, scrive Giuseppe Catozzella, nelle pagine. Nella nota finale viene ispirato proprio a Cicilla e al marito Pietro Monaco. Nelle pagine di Italiana abbiamo qualcosa di simile. La coppia, la brigantessa e il marito, rapinano, fanno sequestri, insomma, compiono atti, criminali, distribuendo il loro bottino. Questo è solo nella parte finale. Il loro bottino ai poveri, lo ridistribuiscono ai braccianti. Quindi diciamo che Italiana è un romanzo a tutti gli effetti, ma è un romanzo totalmente vero per quanto riguarda la storia e i documenti, ovvero telegrammi, sentenze, affissioni, sono fra virgolette, sono riportati e sono assolutamente veri. Allora, io Giuseppe, come prima domanda vorrei proprio soffermarmi su questo punto della costruzione. Vorrei sapere come sei riuscito a passare dalle fatiche degli archivi e in questo libro di lavoro d'archivio, di lavoro da storico, ce n'è veramente tanto, alla costruzione del tuo personaggio, della storia, del romanzo
facendo parlare la brigantessa Cicilla in prima persona. Allora, intanto buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui, anche se appunto come tutti senza un incontro in presenza, ma insomma siamo qui in questa bellissima libreria. Una piccola puntualizzazione, no, non lavoro più in Feltrinelli, ho lavorato in Feltrinelli fino al 2000 e all'inizio del 2016. Allora, questa è la storia reale messa insieme attraverso tutti i processi a questa donna, che sono depositati in alcuni archivi di Stato italiani, l'archivio di Stato di Roma, l'archivio di Stato Maggiore dell'Esercito, eccetera. Come molti o quasi tutti i miei libri, la lavorazione di questo libro si compone appunto di due fasi completamente differenti. Una è proprio la fase di lavoro sugli archivi e l'altra è una fase completamente diversa, cioè di scrittura di un romanzo. È Maria che racconta la sua storia, quindi è lei che parla in prima persona, e sostanzialmente questa è la storia di una donna in rivolta, così come in rivolta era l'uomo di Camus. Questa è la storia della nostra rivolta, quella di cui ci siamo dimenticati, ma che conserviamo da qualche parte dentro di noi e che ritorna prepotentemente ogni tanto nelle nostre vite e ci fa sentire vivi. È la storia di una donna che lotta per la sua liberazione, la storia di una donna che trova il coraggio per inseguire il sogno di diventare se stessa, e contemporaneamente è la storia di un paese che lotta per diventare se stesso e per liberarsi, e questo paese è il nostro. E incredibilmente per me all'inizio, quando appunto ricercavo dentro gli archivi la storia reale di Maria Oliverio, che poi appunto passa alla storia, alla leggenda, col nome di Cicilla, come unica donna ad aver guidato una banda di briganti nel nostro paese, incredibilmente la storia di questa donna, che non poteva rimanere solo leggenda, essere tramandata di generazione in generazione, ma doveva essere raccontata, appunto, incredibilmente questa esistenza coincide con la storia del nostro paese, e raccontando questa storia, che è una storia di passione, una storia di amore feroce, raccontando questa storia appunto in maniera abbastanza incredibile, viene fuori la storia del nostro paese e viene fuori il tradimento su cui il nostro paese è fondato, un aspetto fondamentale del nostro passato, che però non è passato, perché la questione del passato è che ce lo portiamo dentro, che è la guerra civile italiana, che non è mai stata raccontata. Cioè il fatto che dopo l'unità il nostro paese ha combattuto una guerra sanguinosissima tra il nord e il sud, di cui noi non sappiamo niente. Questa guerra è stata persa dal sud, Maria appunto è una donna che aveva il sogno di fare del nostro paese un paese più giusto, ma lei perde, e questa sconfitta noi ce la portiamo dietro oggi, quindi la sua storia è la nostra storia di oggi, la sua storia ci mostra quello che noi siamo oggi, appunto. Allora, io direi che possiamo partire per raccontare Cicilla Maria dall'infanzia, che è molto importante. Però volevo farti una piccola domanda proprio lampo. Ma se Cicilla era un'ava di tua nonna materna, è anche una tua ava? No, allora, mia nonna materna appunto mi raccontava di questa sua nostra ava che aveva combattuto come brigantessa. Cicilla non fa parte della nostra famiglia. È da quando sono piccolo che nasce la mia fascinazione per appunto questi personaggi, cioè questi protagonisti della storia del nostro paese, che hanno in sé appunto, diciamo, tutte e due le componenti, no? Perché come tutti i fuori legge partecipano di una parte
diciamo così, se vogliamo banalizzare, cattiva, invece di un'altra buona perché lottano per un ideale. Una delle questioni fondamentali che la stesura, la scrittura di questo libro mi ha lasciato, no? Una delle domande fondamentali è forse proprio questa, cioè è mai possibile che nel nostro paese lottare per la giustizia spesso equivalga al farsi giustizia da soli, no? Quindi c'è proprio un rapporto in questo romanzo costitutivo tra il bene e il male e sulla questione della libertà. Fino a che punto è giusto che io mi spinga per affermare la giustizia e la mia libertà? Quindi no, Cicilla non era una mia ava è stata sì invece un'altra donna che ha combattuto nei boschi come decine o centinaia di migliaia di uomini soprattutto. In quel momento storico. E partiamo inevitabilmente dall'infanzia e dall'adolescenza mancata o bruciata in un attimo di Cicilla, che è la prima parte del racconto, ma è molto importante perché Maria è schiacciata dalla miseria e anche dalla tradizione, sociale, chiamiamola così. Cosa vuol dire? Che tutto deve andare avanti sempre uguale. Anche la piaga del lavoro minorile, sintetizzando, perché ovviamente gli aspetti sono tanti. Quindi vorrei che farti mettere a fuoco proprio l'ambiente, mi è volato, chiedo scusa, mettere a fuoco l'ambiente familiare e sociale dell'infanzia e dell'adolescenza di Maria. Maria si trova a nascere e crescere dentro una famiglia molto umile, una famiglia di braccianti. La descrizione delle loro condizioni di vita è la descrizione delle condizioni di vita del 99%, forse 0,9% degli italiani di quegli anni, quando ancora l'Italia non c'era. E uno degli aspetti fondamentali, appunto quando proprio l'Italia si stava costituendo, fondando, uno degli aspetti fondamentali di questo romanzo è proprio, e viene fuori dal rapporto tra Maria e la sorella, perché la sorella più grande viene data in adozione e ritorna improvvisamente ad una famiglia nobile, ritorna improvvisamente a casa e tornando improvvisamente a casa cambia completamente la vita di questa famiglia e la vita di Maria. Uno degli aspetti fondamentali di questo romanzo è proprio il racconto della costituzione della classe, se vogliamo, della classe media del nostro paese, cioè di una classe che sta a metà tra lo strato della popolazione più umile alla quale appartiene Maria e la sua famiglia, appunto, e invece l'elite, no? La famosa costituzione, se vogliamo, di una classe borghese. Quindi si vedono tutte le lotte dentro questo romanzo, tutte le lotte sociali per cercare di strapparsi dalla condizione di natura e per cercare di, appunto, accedere ad una condizione che possiamo chiamare, se vogliamo, una condizione di cultura in cui appunto ci siamo strappati dalla condizione di necessità legata alla natura. La verità è che noi italiani, appunto, come viene fuori proprio dalla lettura anche di questo romanzo, siamo, e proprio per il tradimento su cui il nostro paese è stato fondato, siamo un popolo ancora molto polarizzato, per cui c'è una vastissima fetta di popolazione che appartiene, diciamo così, al popolo, e poi c'è una minuscola elite, e i due strati sociali non comunicano o comunicano molto molto a fatica. È per esempio così che si spiega il nostro personalissimo, no? Quello che appunto adesso da qualche anno viene chiamato populismo, cioè il nostro personalissimo populismo. Si spiega proprio nel modo in cui il nostro paese è stato fondato. Quindi tutte le descrizioni sulla famiglia di provenienza di Maria sono in realtà appunto le descrizioni del nostro essere italiani alla fine. A un certo punto, direi poco per volta, dentro Maria matura un concetto fondamentale. No, non può essere tutto uguale, non deve restare tutto uguale.
E elemento scatenante è una maestra che offre un generoso aiuto per l'istruzione, per far andare avanti negli studi Maria, che in quanto ragazza non era certo destinata a studiare tanto all'epoca in una famiglia poverissima, anzi sin da piccola era destinata a portare qualche soldo a caso. Ma è proprio, come dire, forse la miscela esplosiva, chiamiamola così, nasce proprio grazie un po' allo studio ed è formata dall'ansia per il riscatto personale, dalla possibilità di un'altra vita e, appunto, come già dicevi, dal sogno della giustizia sociale. Sì, la maestra di Maria, la maestra Donati in questo romanzo, ha un ruolo importante. Sarà proprio attraverso di lei che Maria appunto scopre e attraverso i piccoli libri che letteralmente la maestra le lasciava sotto il banco, che Maria scopre l'esistenza di un altro, appunto proprio di un altro mondo in qualche modo, che è proprio il mondo della cultura, cioè che è il mondo dei, diciamola così, il mondo dei sogni, il mondo dell'immaginazione, il mondo della fiducia nel potersi strappare dalla propria condizione di appartenenza, cioè la fiducia nel poter immaginare e sognare di diventare chi siamo, cioè chi siamo destinati ad essere. E Maria accede a questo strato, diciamo, differente da quello di natura, naturalmente, proprio attraverso la maestra e i libri che le faceva leggere. C'erano delle parole che erano delle parole vietate, appunto per quello strato della popolazione a cui lei appartiene, erano proprio sogni, no? Immaginazione, felicità, amore, parole vietate che nello stato di natura non esistono e anzi sono guardate con sospetto. Figuriamoci la cultura, no? Era vista come una perdita di tempo, appunto come qualcosa per chi aveva tempo per darsi per coltivare dei grilli nella testa. E invece, appunto, Maria, donna, bambina, proveniente da quello strato della popolazione, fa una cosa vietata sostanzialmente, cioè di nascosto legge quei libri, di nascosto comincia a coltivare la consapevolezza dell'esistenza di qualcosa che la possa salvare, cioè di qualcosa che la possa strappare a una vita già segnata, ad una vita di soprusi, di schiavitù, sotto appunto il regno, la dittatura, dei Borbone, eccetera. Quindi a sognare, è lì che comincia, grazie a quei libri, che comincia a sognare l'esistenza di un paese che non c'era ancora, l'Italia, e che lei sognava un paese giusto, così come la sua maestra le insegnava. È lì che lei mette il germe della lotta e della guerra proprio che andrà a combattere quando sarà più grande, una volta sposata e una volta abbracciata la montagna, il bosco, la natura, che è un altro elemento fondamentale di questo romanzo, che è ambientato nella Sila calabrese, ai piedi appunto della montagna, e sarà quando lei smetterà di opporre il paese alla montagna, che in lei è l'elemento che le ricorda l'esistenza dentro di lei di una parte più originaria, cioè di una parte più autentica. Quando lei smetterà di opporsi a questa sua parte più autentica, più originaria, e accetterà la fiammella della vita che la abita e che niente, nessuno può distruggere, sarà solo allora che lei, appunto, lascerà il paese, andrà nel bosco, andrà in montagna e lotterà per cercare di fare del nostro paese un paese più giusto. E perderà alla fine. Mentre Giuseppe Catozzella parla e io lo affianco, voi potete vedere che in libreria ci sono giustamente delle persone e giustamente con la mascherina, quindi in libreria con estrema sicurezza, in questo caso la libreria Nuova Europa I Granai a Roma, vi ripeto anche l'indirizzo, vi dico via Mario Rigamonti 100, si può venire, ci si può stare con grande sicurezza. Avrete notato che sia lui che io
siamo senza mascherina, ma perché siamo distanziati di molti metri e siamo assolutamente inavvicinabili. Quando ci renderemo avvicinabili, avremo anche noi la mascherina. Allora, per Maria e per il marito, la passione risorgimentale, io la definirei una vera passione in tutti i sensi garibaldina. Perché? Per la condivisione dei grandi ideali dell'eroe dei due mondi, ma anche per lo slancio impetuoso e perfino incosciente dei loro passi, della loro azione. Poi, appunto, Giuseppe Catozzella già ci ha anticipato un concetto di fondo: il neonato Regno d'Italia appare a Maria in particolare, ma anche al marito, come un sogno svanito, un sogno non realizzato. Non vengono concretizzati gli obiettivi di Giuseppe e Garibaldi, a cominciare da uno su tutti, la terra che non va ai contadini. Ed ecco allora che si scatena il conflitto di cui ci hai già anticipato qualcosa: da una parte i briganti, dall'altra il Piemonte. Sì, è così. Appunto, questo è il tradimento su cui si basa la Costituzione del nostro paese, che ci portiamo ancora dietro perché non è mai stato affrontato questo tradimento, ed è origine di tutti i nostri mali, ed è ora che venga affrontato 160 anni dopo. È una delle ragioni della scrittura di questo romanzo, appunto, della storia di questa donna, è anche questa. Diciamo così, il nostro paese viene messo insieme da una vastissima campagna in cui appunto Giuseppe Garibaldi viene spedito nel sud per conquistare il sud, per strappare il sud dai Borbone. Ma e come fa a conquistarlo? No, tutti sappiamo dei mille con cui Garibaldi parte, ma mille persone di certo non possono conquistare un regno che era il sud, il regno delle due Sicilie. Come fa? Molto semplice, fa una vera e propria campagna politica, battendo paese per paese, partendo dalla Sicilia, passando per la Calabria, attraversando tutto il sud, in cui promette alla popolazione, in migliaia di comizi, promette alla popolazione che se i maschi, gli uomini, i ragazzi, gli uomini combatteranno al fianco dei Savoia, sostanzialmente al suo fianco, per lì cacciare i Borbone, passo per passo, paese per paese, allora finalmente il sud e tutta l'Italia si libererà dall'oppressione del latifondo, cioè sostanzialmente dalla schiavitù in cui la gente lavorava, e appunto in condizioni di ancora medievali, a differenza degli altri stati nazione che nel frattempo nascevano in Europa e di cui noi eravamo totalmente all'oscuro. E quindi questo succede: Garibaldi promette la divisione delle terre demaniali, promette la fine del lavoro in stato di schiavitù, promette la cessazione finalmente di alcune tasse medievali, tipo la tassa sul macinato, eccetera, eccetera. In questo modo mobilita centinaia di migliaia di uomini, ragazzi, che lasciano le famiglie e vanno a combattere, espongono la loro vita, liberano il sud dall'oppressione dei Borbone. Quello che succede è che quando quelli che rimangono vivi tornano nelle loro case, trovano che non è cambiato assolutamente niente e che tutte le promesse fatte in questa lunga campagna attraverso il sud sono lettera morta, non sono mai state mantenute. Ecco che no, il famoso immobilismo gattopardesco che racconta magistralmente per sempre Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo, ma che hanno raccontato anche altri, ha raccontato Pirandello nei Vecchi e Giovani, ha raccontato Verga nei Malavoglia, per esempio, o una novella bellissima che si chiama Libertà. Questo è il tradimento su cui il nostro paese è stato fondato. Quindi questi giovani che tornano vivi, richiamati, e questa è la beffa che si è aggiunta poi, vengono richiamati alla leva dall'esercito del neonato Regno d'Italia, molti di loro traditi, vessati, con le solite famiglie familiari che di nuovo comandano, anzi adesso senza neanche il controllo dei Borbone comandano ancora più liberamente il sud, decidono di darsi alla macchia, cioè decidono di combattere
dai boschi, dalle montagne, contro chi li aveva traditi. Ed ecco che comincia la guerra civile italiana, che dura circa 5 anni dopo l'unità, di cui noi non sappiamo niente, perché la guerra civile appunto è stata persa da chi ha cercato di combattere per fare dell'Italia un paese più giusto, però appunto ha perso e quindi, come tutti i perdenti, è stato cancellato dalla storia. Però così è stato, ecco. E quindi il nostro paese è fondato su questo tradimento, il nostro paese quindi ne contiene due, il nord e il sud, che sono due paesi con due marce, due velocità completamente differenti. Io credo che sia l'ora, dopo 160 anni, di tornare a questa nostra verità per finalmente capire chi siamo noi italiani e per finalmente andare avanti, tutti insieme però. Allora, il tuo libro Italiana, pubblicato da Mondadori, eccolo qui, e ripeto che chi desidera la copia firmata può essere qui di persona o richiederla telefonicamente. È il racconto di Maria, che Maria fa di se stessa, del suo mondo, e dunque il suo punto di vista. Ma fatalmente, anche da quello che hai appena detto, per la verità, però già a me come lettore mi sembrava evidente prima, in qualche modo il punto di vista di Maria si potrebbe assimilare al tuo punto di vista, al punto di vista dell'autore, che sembri far tuo il giudizio inappellabile sui Borboni, quindi non c'è assolutamente nessun riferimento neoborbonico, ma contemporaneamente c'è un giudizio severissimo sui piemontesi, su come hanno realizzato l'unità d'Italia o contribuito, realizzato, tanto che ricorre questa espressione che hai usato anche adesso più volte, guerra civile, che per la verità è un'espressione effettivamente poco usata, non è un'espressione diffusa, non si parla di guerra civile italiana. E nel libro anche il brigantaggio appare un po' inevitabile, se non addirittura legittimato. Allora, è chiaro che il contenuto di un romanzo, e questo è un romanzo, attenzione, c'è scritto romanzo, non va mai confuso con l'autore, sarebbe, con il pensiero dell'autore sarebbe una gravissima scorrettezza, e con i sentimenti di uno scrittore. Però io te lo voglio chiedere, Giuseppe Cazzella, Giuseppe, in questo caso? No, io quello che ho fatto è appunto come dicevamo all'inizio, io mi sono attenuto ai documenti d'archivio, cioè tutto quello che ho raccontato in questo romanzo è romanzo naturalmente perché è Maria che racconta la sua storia con la sua voce. Naturalmente Maria non sono io sono uno scrittore. Ma tutto quello che lei racconta è realmente accaduto ed è realmente accaduto appunto così come testimoniato in tutti i molti faldoni dei suoi processi, perché naturalmente lei dopo alla fine viene arrestata, viene condannata per tutto quello che ha fatto e quindi le vicende sono tutte reali. Io no, quello che ho fatto è stato raccontare le vicende nella loro realtà. Diciamo così, senza prendere posizione, assolutamente. Quindi, questo è quello che ho fatto. Certo, mosso da la volontà di capire da dove derivino alcune tare, chiamiamole così, alcuni vizi originari di cui il nostro paese è colmo, è pieno. Capire perché il perché del nostro immobilismo, capire il perché è così difficile in Italia riuscire appunto a progredire, ad andare avanti. Siamo sempre impastoiati dentro appunto qualcosa che sembra sempre più grande di noi. Capire il perché di una profonda, diciamo, ingiustizia sociale, il capire il perché sostanzialmente della nostra frustrazione, della nostra frustrazione. Siamo un popolo estremamente frustrato e questo lo dico anche da, diciamo, grande viaggiatore, sia per piacere, diciamo così, ma anche per lavoro, perché, insomma, viaggio moltissimo, i miei libri sono pubblicati in decine di paesi e quindi
Sono cose che emergono del proprio paese di cui ci si rende conto anche tanto quando si cambia punto di vista e quindi quando ci si vede un po' da fuori. Insomma, mosso anche dalla volontà di cercare di capire l'identità mia e l'identità di tutti noi italiani, che è un'identità che ci sfugge. Siamo, io credo, sempre sul punto che diceva Massimo D'Azeglio all'inizio proprio del nostro paese, in cui diceva: ok, abbiamo fatto in fretta e furia questo Stato, ora occorre fare la nazione, no? Diceva: adesso occorre fare gli italiani. Io credo che siamo sempre sul punto di farci, a differenza degli altri paesi. Se tu chiedi a un francese cosa vuol dire essere francese, lo sa benissimo. Se tu chiedi a uno spagnolo, a un inglese, a un tedesco, ti rispondono precisamente, amano la loro bandiera. Noi siamo un popolo un po' sui generis, no? Non siamo attaccati alla nostra nazione, ma proprio perché appunto siamo stati fatti in fretta e furia, senza il senso di una nazione. E vediamo abbiamo uno scarsissimo senso dello Stato, più che altro percepiamo lo Stato come un'imposizione esterna, che richiede delle cose e che mai ci dà qualcosa in cambio. Non è il nostro Stato, a differenza di quello che accade per gli altri paesi, appunto per le altre nazionalità. Insomma, mosso anche nella scrittura di questo, nel lavoro lunghissimo per questo romanzo, mosso anche dal tentativo di capire un po' di più su di me, cioè sul mio essere italiano, come diceva Benedetto Croce, no? Se vuoi capire qualcosa del tuo carattere, una sola cosa puoi fare: andare a vedere la storia, la storia, la storia. E allora io sono andato a vedere in che modo è nato il nostro paese e insomma, questo fatto, racconto che cos'è l'Italia, fin dal titolo Italiana, attraverso la storia reale di una donna che ha combattuto perché il nostro paese fosse un paese più giusto. Allora, guarda, qui c'è il tema donna che lo possiamo sviluppare in due modi. Il primo modo è Maria è una donna capobanda, ma è anche la donna che sa opporsi al marito, che vuole affermare se stessa, costruendo innanzitutto la propria identità femminile in una società che non lo vuole riconoscere. E allora mi aggancio a una domanda appena arrivata. Vediamo, ecco, posso chiedere a Giuseppe se è in progetto altri libri su donne vere come Cicilla. Allora, al momento devo dire di no, però devo dire che ho già fatto una cosa molto molto simile in un mio libro che si chiama Non dirmi che hai paura, in cui racconto sempre con la sua voce la storia di un'altra donna, di un'altra ragazza che si chiamava Samia Yusuf Omar. Quindi diciamo è un modo che ho già di scrivere un romanzo che ho già perlustrato in passato. Per il futuro non lo so, per adesso non lo so. Vabbè, c'è tempo dopo le fatiche. Ecco, però due parole invece sull'essere donna e il voler essere donna di Cicilla. Sì, questo è appunto l'aspetto centrale, privato, diciamo così, di questo romanzo. Come dicevo all'inizio, è la storia. Dalla prima all'ultima pagina è la storia di una donna che combatte per la propria liberazione. Liberazione appunto da una famiglia, diciamo, un po' opprimente in cui nasce, dal rapporto di amore d'odio ferocissimo con la sorella, e poi dal rapporto di amore, ma anche qui amore contrastato con suo marito. Quindi è una storia d'amore feroce questo romanzo. Ed è la storia di una donna appunto che cerca di diventare se stessa, cioè che cerca di diventare donna in Italia. E sono passati 160 anni, naturalmente, per fortuna, la condizione della donna nel nostro paese e nel mondo è decisamente cambiata, ma non ancora così tanto. Tutti i movimenti, appunto, diciamo femministi, tanto per usare una parola sola, insomma, che accomuna tutto, di questi mesi e di questi anni e di questi giorni proprio, lo dimostrano. Insomma, siamo ancora molto lontani da una condizione
da una concezione totalmente parificata tra uomo e donna nel nostro paese. Non è così in tutto il mondo, eh. E appunto questo romanzo fa i conti col nostro paese, fin dal titolo, Italiana. Maria è una donna italiana che combatte, che trova dentro di sé la forza di lottare per diventare una donna libera. E la sua lotta quindi continua ancora ad oggi, ce la portiamo dietro ancora oggi. C'è una domanda che ritorna sulla lavorazione del libro e ti viene chiesto quanto è stato difficile, leggo la domanda, reperire i documenti e gli atti usati per scrivere questo romanzo. È stato più che altro un lavoro molto lungo, più che altro un lavoro molto lungo. I documenti dei suoi processi sono conservati appunto in alcuni archivi di Stato, a cui si può accedere. C'è uno storico, credo sia forse l'unico che si è addentrato con una precisione quasi maniacale dentro la vita di Maria Oliverio, che si chiama Peppino Curcio. I suoi studi per me sono stati anche utilissimi. Quindi, più che altro è stato un lavoro molto lungo, molto lungo, molto lungo di ricostruzione del periodo storico. Appunto, molto lungo per cercare di, credo di esserci, insomma, riuscito di strapparmi dalle due fazioni, no? Che appunto dimostrano che il nostro paese è ancora diviso in due, così come, apro una minuscola parentesi, il fatto che sia appena stato istituito un ministero per il sud dimostra benissimo che il nostro paese è ancora diviso in due paesi. Ma per strapparmi appunto dalle due fazioni che sono ancora vivissime, che sono da un lato appunto il neoborbonismo, cioè gli abitanti sostanzialmente del sud, delle regioni del sud Italia, che dicono: ah, non avremmo mai dovuto fare uno stato unitario, avremmo dovuto continuare così come eravamo perché stavamo meglio, e dall'altra invece gli unitaristi, diciamo, i realisti, che dicono: no, non c'è mai stata nessuna lotta, non c'è mai stata nessuna guerra civile, non c'è mai stato nessun tentativo di ribellarsi alla Costituzione dell'Italia così come è avvenuta. Ecco, sono false tutte, diciamo, sono storicamente, come dire, non reali tutte e due le posizioni. Ecco, quindi il lavoro è stato lungo, e anche proprio per questo, per cercare di svincolarmi da queste due posizioni, diciamo così, faziose, e cercare invece di restituire i fatti per come sono avvenuti, e quindi la creazione del nostro paese per così come è avvenuta nella realtà. Allora, per chiudere, visto che hai fatto più volte riferimento all'attualità, citerò una piccolissima cosa di attualità, ma facendo riferimento a un grande episodio piccolo, a una grande cosa rilevante nel libro, anche se non è il tema principale, tutt'altro. Ci sono dei penosi episodi di abusivismo da parte dei grandi padroni che disboscano, tagliano gli alberi per fare i loro affari. Siamo a caso, le abbiamo detto nella sila. Allora io ho trovato, vediamo, questa notizia sul Corriere della Calabria. Siamo il 16 febbraio scorso, una piccola cosa, però la curiosità è: taglio abusivo di legname a San Giovanni in Fiore, sequestrata l'area. Alcuni vizi non li abbiamo persi assolutamente. No, no, infatti alcuni vizi noi italiani non li abbiamo persi assolutamente. Il nostro scarso rispetto per la legge, il nostro scarso rispetto per lo Stato, che poi è anche uno scarso rispetto, diciamo, reciproco, se ci pensiamo, deriva proprio da lì, cioè deriva proprio dal modo in cui il nostro paese è stato fatto, e ce lo portiamo appunto ancora dietro. La matrice originaria, reale per noi italiani, non è lo Stato in cui non ci riconosciamo, è la famiglia. Il motivo per cui il nostro Stato è l'unico, perlomeno diciamo così, degli Stati occidentali avanzati, che ha creato e continua ad avere al suo interno delle istituzioni militari violentissime e medievali, come le quattro o cinque mafie che noi abbiamo, è esattamente per il modo in cui è stato creato il nostro paese.
E questo non è solo un fenomeno tra gli altri, questo ci porta via il futuro, cioè questo ci porta via la possibilità di essere delle persone libere e realizzate nel nostro paese. Infatti, nel nostro paese da 160 anni, forse, una delle cose maggiori che ha prodotto è una cosa tristissima e gravissima, che è una gigantesca emigrazione, cioè ancora non è in grado di garantire un futuro stabile, dignitoso a gran parte delle persone che ci vivono, se non sono appunto all'interno di una rete protettiva, di una rete di potere che le protegge. E quindi sì, l'episodio del disboscamento, certo che noi italiani siamo abituati a violenze sul nostro territorio del genere e appunto a uno scarsissimo rispetto dello Stato, del nostro patrimonio, che è il più bello del mondo, il più importante del mondo, eccetera, eccetera. Allora, italiana, Giuseppe Catozzella Mondadori, una storia iperdocumentata con telegrammi, manifesti, sentenze addirittura, citazioni, tutto iperdocumentato, ma un romanzo, una storia ambientata nell'Ottocento, a cavallo del Risorgimento, ma come ci dice Giuseppe Catozzella, che ci parla in qualche modo anche del chi siamo oggi. Per saperne di più c'è solo una possibilità, leggerlo. Un salutone, grazie Giuseppe Catozzella. Siamo qui, lo ripeto, alla libreria Nuova Europa, I Granai, ripeto anche l'indirizzo via Mario Rigamonti 100 e ci restiamo un pochino e chi vuole, che non è già qui, può farsi firmare la copia. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie.